Con la nostra cara Donatella Casiri Laghi. Laghi, la nostra cara amica che voi già conoscete. Lei ci aiuta di solito a presentare i nostri libri, anche con belli racconti. Enfine, oggi siamo qua perché io e la Donatella abbiamo un scopo abbastanza preciso, che è quello di aiutare un'associazione in Brasile. Un'associazione che io già collaboro a tanti anni e che si chiama Cultura e Solidarietà, tramite il mio lavoro. Prego, Sì, un prego. progetto praticamente con lo scopo di aiutare un'associazione, no Simona? Sì. Sì. Allora, comunque, parliamo un pochino chi sei te. Mi piacerebbe che tu raccontassi alle persone che ti seguono chi sei, chi è la Simona? Oddio! Então, Simone de Víncula è una scrittrice di origine brasiliana. Sono nata a Salvador de Bahia, in Brasile, di una famiglia abbastanza numerosa. Famiglia tale che io racconto no meu livro Il sogno di Sandra e Sica. Minha mamma è una donna che piace cantare. Por quello che mi vedete sempre cantando anche io, e oggi collaboro con una bellissima radio, una radio importante. E infine, então, in questo libro io dico chi ero, cosa facevo, come vivevo, come erano i nostri sogni, che era naturalmente avere un futuro migliore. Io ho creduto, ho fatto una traiettoria proprio di vita e eccomi qua con voi, e cambiando la mia vita e anche la vita di tante altre persone. Bene, ma come ti sei inserita tu nel mondo della letteratura? Ecco, nel mondo della letteratura è stato tramite il scrittore Oleone Coelho Fonte, quale Nicola Bergamaschi ha appena pubblicato il suo libro, è un giagunço a parete. Oleone mi ha consegnato il sale della sapienza a Canudos, quando aveva solo 23 anni. Quando lui mi ha conosciuto, io praticamente era a lavorare con questo libro, Verbo della Speranza, che sono piccole frasi, pensieri positivi. Io, Leone, si è innamorata della mia persona, di tutta la storia che ho raccontato della mia vita, della mia difficoltà di emergere, di fare e disfare. È stato davvero un incontro che ha cambiato per sempre la mia vita. E mi ha portata a Canudos e lì mi ha battezzato nel sud do Cocorobó, dove ho trovato la conoscenza totale e non solo, davvero. Sono diventata un'altra persona e eccomi qua a raccontare 24 anni 24 dopo. anni, sì. In 24 anni quante storie Quante hai storie. raccontato? Sì, tantissime storie e fra di loro è la mia storia che quando sono arrivata in Anche i Italia, bambini, anche sì, per i quando bambini. sono arrivata in Italia ho ricominciato la mia carriera perché, come potete notare, in Brasile già scrivevo libri di storia, libri di autoaiuto, però arrivando in un'altra terra straniera ho dovuto ricominciare. E con questo entra la solidarietà, da quale oggi io posso dire, posso aiutare tantissime persone come già ho fatto in tutta la mia vita, no? Tramite le mamme italiane che mi hanno aiutato sempre, mi hanno inserito nelle scuole, mi hanno accettato e questo amore io adesso continuo a fare bene, no? Bene, per questo Sì, progetto che per questo stai progetto, sì. continuando, soprattutto col Brasile, Come Brasile, un'associazione qui del sì, e anche di Brasile. modo generale, dove quando ho la possibilità aiuto, faccio. E adesso che devo nei prossimi mesi essere in Brasile, sto facendo proprio un progetto specifico per continuare a aiutare il mio prossimo. Infatti, Sì. perché tra poco tu tornerai in Brasile, dopo 4 anni torni in Brasile, e poi c'è stata anche la pandemia, quindi ha Sì. prolungato il ritorno in Sì. Brasile. Adesso non vedi l'ora di arrivare in Brasile e Ecco, riportare i tuoi libri ecco. soprattutto anche per questa associazione, no? Questa Sì, associazione di questo progetto qui.
Non vedi l'ora, vero Simone? Sì, non vedo ora. Lei lo sa, è una donna incredibile, molto intelligente, e sa che il cuore è un posto Il tuo dove. cuore è anche nel, soprattutto nel Brasile, Italia, Sì, ok, però il tuo paese è il perché Brasile. l'Italia è la terra dove mi ha accolto, la terra dove mi ha dato una possibilità di un futuro migliore. E infine, però. La nostra terra è la nostra terra. Io ho tanta nostalgia da mia mamma, dei miei fratelli, dei miei cari. Qua sono molto felice, ringrazio ogni italiano, ringrazio mio marito, la mia figlia, ma non vedo il momento comunque di sentire la mia terra nelle mani, di mangiare il Certo. mio frutto, di abbracciare chiunque, che è naturalmente i miei parenti, i miei amici, e continuare la mia esperienza. Cioè, in portoghese c'è la parola nostalgia, e è ciò che sto sentendo, nostalgia Certo. dei miei cari, saudade, muita saudade. Dei tuoi Ecco. cari, tuoi parenti, soprattutto del Brasile, questo paese molto solare. Infatti, Brasile, Che tu hai preso proprio, sei la. una persona solare, soprattutto anche positiva, una persona che Sì. vede sempre la speranza, diciamo, Sì, la come aggettivo, una speranza. speranza. Secondo me le persone non possono Speranza. vivere senza speranza, senza fede. È per questo che io insisto in raccontare in tutto ciò che faccio, e valorizzando soprattutto l'amore, perché senza amore che cos'è la vita? E in questo libro, ovunque amore, c'è anche una poesia che io dedico qui alla mia terra, addio patria amata, quando sono andata via, delle difficoltà che ho avuto, no? Di questa riluttanza di questa ragazza che c'era appena, prima 18 anni, no, neanche 15 anni, quando sono andata a vivere dalla mia madrina, e dopo, quando ho lasciato proprio il Brasile, che disse addio, patria amata, non eres una buona madre, le tue braccia non mi accolgono, però sarà che c'è ancora un'opportunità per offrirmi? Cioè, tutta la sofferenza, la carica, la responsabilità di qualcuno che sta lasciando il suo paese, Certo, perché sì. non Lasciare è facile. paese non si sa cosa. Ecco, siamo tornati. E parlando di amore, então in questo libro, come diceva Donatella, ho trovato proprio l'emozione di tornare alla mia terra oggi, parlando di cose meravigliose, e ringrazio davvero Nicola Bergamaschi, perché lui, ecco, la connessione oggi inizia a fare la birichina. Ecco, então, tramite questo libro è stata un'esperienza davvero incredibile che ho vissuto, e motivaci al libro che sto facendo un'esperienza in questo momento, e continuiamo ad aiutare le persone. Ma parlando di solidarietà, torniamo a questa amicizia fra Italia e Brasile. Prego, Sì, perché Donatella. ogni tuo libro, Simone, è un mondo fatto di persone, amicizie e conoscenze. In particolare si percepiscono principalmente nel libro Rivoglio la mia primavera. E tramite il personaggio di Stefania, in cui tu ringrazi tutte le donne che hanno collaborato nella tua carriera, vuoi parlarci un po' di Stefania? Sì, Stefania praticamente rappresenta queste donne italiane che mi hanno aiutato nel decorrere della mia vita. Io parlo di Donatella, parlo di Valentina Besana, parlo naturalmente di tante altre persone come Liz Matto, che è una donna presente nella mia vita, che fa tanto per me, e non solo, le insegnanti, le mamme. Ogni persona, le direttrici delle scuole, delle bibliotecarie, queste persone che mi hanno voluto, che mi hanno praticamente desiderato che io continuassi la mia carriera, e che mi aiutano quotidianamente. E per quello, a ognuno di loro io sono davvero, davvero Sì, grata. hanno appoggiato Sì. praticamente tutti i tuoi Sì. progetti dei libri, ti hanno accolto, Sì, mi ti hanno sei inserita accolto, benissimo. mi hanno inserito nelle scuole, e infine, la figura di Stefania, praticamente io vedo queste donne, che a Stefania praticamente lei ha adottato a Milena, e non solo, ha adottato tutta la famiglia di Milena, le ha fatto crescere, diventare una donna migliore. E è ciò che ho ricevuto da voi, di modo generale, anche della Lourdes, Richie e Malé,
in Spagna che sta seguendo in questo momento, e infine di ogni donna che hanno fatto qualcosa per me, perché mamma è, dicono, è quella che pastoriscono, ma anche quella che adotta, no? Certo. Sì, sì. E a Milena è stata adottata per Stefania, che era una italiana che viveva in Brasile, che era da sola, che stava soffrendo, e ha trovato in Milena una amicizia vera, profonda, un nastro di famiglia incredibile. E è ciò che ho trovato anche qua in Italia, non solo tramite l'amore al mio marito e mia figlia, ma anche di amicizia. Sì, dentro perché... questo libro, nel Rivoglio la mia primavera, c'è un pezzetto della tua vita, sì. Cioè, ci sono dei pezzi della tua vita, sì. Hai messo dentro in questo, sì, libro. Sì, in questa storia c'è qualcosa anche da me, no? Perché Madame Coco Chanel è sempre che anche nel misere di ogni romanzo avrà sempre qualcosa personale. Certo, qui io ritratto ancora la povertà di Milena, che lei è passata nella comunità della Rossinha, no? Saluto anche la nostra Barbara Olivier del Sorriso dei miei bimbi. Sì, siamo tornate. Ecco, então, parlo di questa realtà della Milena, che è anche un pochino la mia, come ho vissuto, come è stato difficile crescere, andare avanti. E niente, io oggi mi sento davvero felice e onorata di poter anche fare molto di più, non solo per me stessa, ma per questi bambini, anche per il mio gruppo, Scrittore Brasiliano in Italia, che sta avendo tanto successo, che è appoggio culturale di Nicola Bergamaschi, editore e fondatore della Edizione Win, che ha realizzato tutti i nostri sogni e continua a fare tanto. Ecco, Donatella, passo la parola, sì, perché sei gradevole anche di sentire. Noi ti ringraziamo anche noi per questo progetto di solidarietà, sì, del Brasile. Sì, cultura. Adesso tra poco rivedrai il tuo Brasile, ecco. E poi quando tornerai ci racconterai tante, sì, cose. Sì, e quando ritornerò racconterò la storia della Leonessa ferita. Aspettiamo, sì, aspettiamo. Sì. Non vediamo l'ora. Sì, perché nella Leonessa ferita abbiamo un'altra storia con una... Ecco, sì, siamo qua. Então, momenti davvero gradevoli. Então, nella Leonessa ferita abbiamo un altro romanzo fatto di storia, di relazione, dell'amicizia, così come potete trovare in questo libro, che si trova su Amazon. Simone, di tutti gli altri miei libri, Cocono è stato pubblicato per la Edizione Win di Nicola Bergamaschi. E parte do recavato li daremo a questa associazione che si occupa di bambini della strada. Então, bisogna fare per il prossimo, principalmente in questo momento delicato, dove... Ecco, siamo tornati, connessione. Comunque, io volevo fare i complimenti alla Simona per questo, grazie, progetto, che è molto importante, aiutare il prossimo. Sì, insieme siamo più forti, insieme possiamo fare tanto. Con la realizzazione che voi potete acquistare questi librettini, potete acquistare il mio romanzo e anche i libri che si trovano sulla pagina della Edizione Win, e noi faremo una bella festa per questi bambini, non solo per continuare. Ecco, nuovo. In questo momento noi ringraziamo tutti, io ringrazio la Simona, questa, grazie, splendida persona. Io ringrazio te, okay. Ringrazio a lei. E l'aspettiamo, sì, con questo nuovo libro che quando tornerà ci presenta. Ecco, siamo tornate, io ringrazio anche io per la mia volta la nostra cara Donatella Casilag per questa possibilità di fare conoscere un po' meglio la Simone e tutta la sua traiettoria. Ecco, grazie.